Con oltre 1000 persone a weekend nelle prime 3 edizioni, l'Alessandria Film Festival non poteva mancare anche quest'anno in città, insieme ai protagonisti del mondo dello spettacolo italiano e le nuove generazioni che si incontreranno il 23, il 24 e il 25 settembre. A carattere internazionale per la rassegna del 2022, i corti ricevuti sono stati oltre 100, provenienti da tutto il mondo tramite la piattaforma online Film Freeway, che verranno giudicati da un gruppo di esperti. Chi aprirà la kermesse venerdì sera sarà il regista Luca Ribuoli, originario di Alessandria, che insieme a Roberto Sant'Agostino racconterà al pubblico del Teatro Ambra l'evoluzione della sua carriera dalla provincia fino al grande successo, con i film La mafia uccide solo d'estate del 2013 e la serie televisiva Speravo di morire prima dello scorso anno. Sul palco ci sarà anche Luca Maria Baldini, che porterà una performance ispirata al documentario inedito e mai montato di Pierpaolo Pasolini, incentrato sul primo sciopero dei netturbini del 24 aprile 1970. La particolarità di questa interpretazione sarà proprio quella di regalare agli ascoltatori un percorso audiovisivo suonato dal vivo con l'aiuto di campionature, sintetizzatori e altri strumenti analogici. Non mancheranno anche gli appuntamenti per i giovanissimi con 2 incontri da Visioni 47, il laboratorio Cine Mini a cura di Lorenza Novelli per i bambini di 6 anni e la masterclass Il cinema italiano post 2000 di Federico Frusciante, famoso youtuber italiano. E con il cinema ci sarà anche il concerto degli studenti del liceo musicale Saluzzo Plana di Alessandria, diretto dal maestro Enrico Pesce, dove verranno intonate le più belle colonne sonore del panorama cinematografico italiano. Chi chiuderà la rassegna sarà Lucio Laugelli, che nella serata di domenica presenterà al Teatro Alessandrino Sole che batte sul campo di pallone, e con Roberto Lasagna dialogherà insieme ad Alessandro Haber per la premiazione dell'Alessandria Film Festival.